Ma purtroppo il 50% in Italia non prenderà mai più, perché noi italiani siamo anche un po' più, no? Perché non siamo mai a capire. Ma anche meglio, no? C'è più democrazia in questo modo, no? Non c'è proprio. Perché poi c'è un regime, se no altrimenti. No, più c'è già il regime. Però ci deve essere possibilità di le persone che si devono mettere in prima persona, che devono rispondere di questo. La legge elettorale è fondamentale per riportare la democrazia. Quindi lei che cosa propone come legge elettorale? Allora, in Parlamento vi farò la proposta, perché me la studierò, mi studierò il meglio che c'è. Guarda, era meglio fare il mondo. E vi proporrò una buona legge elettorale, ma adesso io non posso proporre una buona, ma voglio scegliere intanto il mio rappresentante, i miei rappresentanti. Avere la possibilità, forse con il doppio turno, di fare un'alleanza prima e decidere dopo se quell'alleanza al secondo turno per me funziona, per esempio. Siamo da essere noi che dobbiamo avere la penna e la carta in mano. Comanda il popolo. Comandiamo, dobbiamo poter esprimere. Sì, ha ragione. Dobbiamo poter esprimere. Solo che loro fanno i loro interessi di casa, diciamo. Non interessa a me, non interessa che loro fanno i loro interessi. Lo so, però alla fine sono loro che fanno le leggi, non il popolo. Noi dobbiamo eleggere. Noi li dobbiamo eleggere e se non vanno bene non li eleggiamo più. È molto semplice, no? Certo. Come era una volta, d'altronde una volta ognuno di noi c'è il mandato, ma dopo sono ogni 4 a 5 anni ci sono le elezioni che poi si riciclano, molti si riciclano, vanno a finire in altri partiti. Io posso scegliere io quello che si riciclano, il partito non lo voto, non voto neanche quello che si riciclano. È molto semplice, le cose. Oppure fanno, vengono eletti da una parte e passano dall'altra, no? La campagna acquisti di Berlusconi di un anno fa, non hanno neanche un voto, ce l'hanno solo quando poi fanno la cosa, quando volano oppure un'altra parte, oppure dicono non mettere a parte la cosa, però posso fare la domanda, lei ha parlato che ha volato Grillo perché si è sentita tradita la... A Monti sente tradita, capito? Ma io non... Ti ha mandato a Monte, io ho sperato... La stessa cosa mia. Io ho sperato che si mettessero d'accordo. L'ho sperato. Però io ho parlato con alcuni di parlamentari e quelli che l'hanno votato e sono attivisti e ci credono. E io, siccome sono democratica, io ho capito le loro motivazioni, le loro ragioni e il loro percorso. Io lo capisco profondamente. Che magari non sarebbe stata la cosa che avrei fatto io, è stata allora però non posso dire allora mi hai tradita, allora hai fatto una cavolata, allora non va bene, non lo posso dire, come a uno può trovare, può salutare il pesce, l'altro può salutare la verdura, però sono salutari entrambi, non so come dire, quindi io non mi sono però è d'accordo che abbiamo fatto più che per tanti, perché se non le braccia di quel nano, ma sì, lo diamo tutti.